Buonasera e benvenuti per quella che è la puntata numero 35 di questa stagione sfortunatissima per il Pescara, perché come ormai ovviamente ben saprete, la sconfitta contro la Roma ha sancito la retrocessione matematica del Pescara, quindi da oggi in poi siamo un po' tutti autorizzati a trarre dei bilanci di questa annata che probabilmente è la peggiore annata sportiva dell'intera storia calcistica della Pescara Calcio e soprattutto però per non affliggerci più di tanto cominciare a pensare al futuro, pensare positivo e capire che cosa potrebbe succedere da qui a giugno e soprattutto che cosa ci può aspettare da settembre in poi, dalla fine di agosto diciamo in poi, con l'inizio del nuovo campionato. Di questo e di moltissime altre cose stasera abbiamo due libri molto belli che parlano di calcio, di due grandi città, ma ne parleremo più avanti, ma parleremo di tantissime altre cose, cominceremo anche un po' a monitorare l'intera rosa della Pescara Calcio, ne parleremo questa sera come sempre con i nostri ospiti, i miei ospiti, in realtà più che ospiti due sono diciamo i co-conduttori della trasmissione, il primo dei quali è Giovanni Tontodonati, senza che... potere decisionale però sì. Vabbè, siamo conduttori diciamo democraticamente fino a un certo punto. No, siamo buonasera a tutti. Consultivi. Giovanni guardiamo. Che questa sera oggi non è lavorato per il centro, quindi non ci dai nessuna anticipazione, però insomma voglio dire, se ci dovessero essere le cose clamorose ci possono sempre fare una telefonata dalla redazione. Benvenuto a Giovanni questa sera. Il nostro bomber ormai lo conoscete tutti, anche se Giancarlo Febbre per dello sport tempo, però. Un po' a secco da tempo, anche se in realtà essendo il presidente dell'USSI, dell'Unione dei giornalisti sportivi, è anche il presidente della squadra di calcio, quindi non è un bomber in quel caso, che sta andando molto bene. Sì, soprattutto grazie alla segnalazione di un centrocampista molto ostico, uno che non molla le caviglie dell'avversario e che mi pregio di aver segnalato io all'Unione Sportiva degli giornalisti sportivi abruzzesi e a cui diamo il benvenuto, e che è Stefano Buda di ABR24. Ciao Stefano, grazie. Hai una nomea diciamo che ti precede da questo punto di vista, sei un po' il Benetti della nazionale, insomma, dei giornalisti, o no? Cerchiamo di mettere un po' di quantità in mezzo al campo, diciamo. Stato estremamente generoso, diciamo, ecco, ci sono giocatori che hanno qualità migliori delle mie, però insomma faccio valere la fisicità. Diciamo che e Stefano in mezzo al campo, come si suol dire in gergo, è quello che morde le caviglie degli avversari, randellatore di professione diciamo. E vi ricordo che potete seguire la trasmissione anche in diretta streaming sul sito di Rete8, rete8.it, a partire dalla mezzanotte e mezza vi potete seguire anche la prima replica sul canale 11 di Rete8, Rete8 Sport, e poi a partire da domani mattina invece sui canali social di Rete8, ma anche sul sito della trasmissione calciototale.eu. A questo punto, caro Giancarlo, sì, avendo sancito diciamo il ritorno matematico in Serie B, ovviamente lo stavamo accompagnando questa sera. Diciamo andiamo un po' più che sui processi, andiamo ad analizzare un po' quello che è successo e soprattutto però Giancarlo cerchiamo di guardare con uno spirito positivo anche al futuro, a quello che ci può attendere. Va bene, sì, però stasera un bel processo ci vuole, poi dalla prossima ascoltiamoci settimana, democraticamente l'editoriale e poi partendo dall'editoriale vedremo di che cosa saremo capaci di discutere questa sera. Intanto saluto Dino D'Angelo in regia, qui chiedo anche di mandare in onda appunto l'editoriale di questa sera. Arrivederci alla Serie A.
La sconfitta contro la Roma di Luciano Spalletti sancisce ufficialmente la retrocessione del Pescara in Serie B. Una brutta retrocessione, bisogna dirlo a chiare lettere. Il Pescara costruito da Massimo Oddo e dalla dirigenza biancazzurra non è mai stato all'altezza del compito. Di gran lunga il peggior organico del campionato. Sono stati sbagliati gli acquisti estivi così come quelli di gennaio e purtroppo la squadra non è mai stata competitiva. Archiviata dunque la stagione in corso come una delle peggiori dell'intera storia biancazzurra, c'è la necessità e l'urgenza di ripartire evitando gli errori compiuti in quest'ultimo anno. Le premesse sono state già poste con la scelta dell'allenatore per la nuova stagione, Zdenek Zeman, e un ruolo diverso e più centrale anche per il direttore sportivo, Peppino Pavone. C'è un'idea sulla quale lavorare, acquistare calciatori giovani e dunque anche economici ed essere proprietari dell'intero cartellino di ogni singolo giocatore e contemporaneamente lavorare sul potenziamento del settore giovanile. Da questo punto di vista l'allenatore e il direttore sportivo rappresentano una garanzia. Hanno dimostrato in 30 anni di carriera di saper fare bene questo lavoro. Il prossimo anno il campionato di Serie B sarà un campionato difficile, ma con un'idea di gioco da mettere in campo e un progetto di medio e lungo periodo per la società ci sarà da divertirsi. I tifosi del Pescara vogliono vedere la loro squadra vincere giocando bene al calcio. Si può fare. Zeman e Pavone sono in grado di poter proporre a questa piazza quello che questa piazza chiede. Lasciamoli lavorare in tranquillità. Smaltiamo tutti la delusione per questo brutto campionato e ripartiamo con slancio, non dimenticando mai, come dice il buon Arrigo Sacchi, che il calcio è la cosa più importante delle cose meno importanti. Buon calcio a tutti. Ed eccoci ritornati in studio. Giancarlo, allora io partirei... Pensavi peggio. Allora, vediamo, cerchiamo di capire perché non è stato peggio. Partiamo dall'inizio. Allora, appunto, la sconfitta con la Roma sancisce il ritorno in Serie B del Pescara. Il mio attacco è questo. La squadra costruita da Massimo Oddo, ovviamente, con il consenso della dirigenza biancazzurra, non è mai stata all'altezza del compito. Io partirei da questo. Sei d'accordo? Va bene, sì, io su questo non sono d'accordo... Però andiamo avanti, nel senso che è chiaro che è una squadra carente nel reparto offensivo. Mancano le punte, mancavano per Odd e mancano per Zeman. Per il resto è una squadra che avrebbe potuto fare di più, secondo me, perlomeno rispetto a Palermo e Crotone. Dopodiché è chiaro che l'organico non è un organico di prima scelta, però è stato carente soprattutto in un settore. Questo penso. Per gli attaccanti. Per quindi, attaccanti. Però, se non ha. Se detto non ha... questo. Beh, scusami. No, detto questo, purtroppo dobbiamo fare i conti con la seconda retrocessione nel giro di pochi anni, anche se le cause, a mio avviso, sono molto diverse. Perché 5 anni fa eravamo tutti un po' più bambinoni, nel senso che. Ricordo che Dell'Icarri e Sebastiani sembrano degli adolescenti a Las Vegas, abbagliati da queste luci, hanno sbagliato tanto in fase di mercato, poi lo hanno riconosciuto, diciamo, tutto sommato. E quest'anno non sono stati fatti gli stessi errori, che potrebbe non essere un bene, potrebbe essere un male, perché fai in un modo sbagli, fai in un altro sbagli. Però l'intelaiatura è rimasta, è chiaro che dobbiamo partire dal presupposto che una squadra di B può anche lottare per salvarsi, no, ma deve essere perlomeno forte come l'anno precedente. E noi abbiamo perso dei giocatori che non sono stati sostituiti. Non sono stati sostituiti, poi sono cose trite e ritrite, non si sa per colpa di chi, se l'allenatore non li ha voluti, non è che l'allenatore non volesse le punte. Ci sono state delle situazioni di difficoltà sul mercato come ce l'hanno tutte le squadre. Ieri un nostro collega, sempre qui a Rete 8, ha detto una cosa giusta, giustissima. I campionati si vincono con la difesa forte, ma le salvezze si conquistano con l'attacco forte, perché tu tendenzialmente soffri se sei una squadra da bassa classifica, però quelle poche volte che attacchi devi riuscire a segnare e noi purtroppo non ci siamo riusciti. E quindi Oddo ha la colpa di aver sopravvalutato forse le sue potenzialità e anche le potenzialità dell'organico. Poi c'è la questione del presidente che effettivamente... Fermiamoci prima la questione tecnica, sì. Poi torniamo sul presidente. Ah, Giovanni, okay. Volevo sapere se eri d'accordo sul fatto che la squadra è stata costruita male e ha costruito il peggior organico del campionato. Se sì, ovviamente perché, se no
come ha fatto Giancarlo, portando le motivazioni, addebitandole. Se non è questo, le addebiti alla conduzione tecnica, non è che ci sono tante strade, insomma. Vabbè, la classifica parla chiaro, il Pescara ha vinto soltanto una partita sul campo in 33 gare, quindi insomma credo che siano numeri abbastanza eloquenti. Altri numeri che spiegano secondo me molto e che aggiungono a quello che ha detto Giancarlo, che è vero che è mancato un bomber al Pescara, però Pescara ha segnato più gol dell'Empoli, ha segnato più gol del Crotone, ha segnato più gol del Palermo, cioè il problema principale è che ne ha presi troppi, cioè con questi numeri è impossibile salvarsi. Quindi oltre all'attaccante mancavano, l'abbiamo detto tante volte durante la stagione, almeno un difensore titolare affidabile. Io ne avrei presi due, però uno affidabile. Poteva essere Gaston Silva, punto interrogativo? Non lo so, magari avrebbe fallito anche lui qui, però un altro ci voleva. Perché? Perché il Pescara aveva 5 difensori centrali in organico, tra i quali Coda e Campagnaro, che si sapeva che non avrebbero potuto garantire oltre 30 presenze, no? Ma lo ha detto anche Oddo durante la stagione. Quindi due criticità abbastanza evidenti. E poi un'altra cosa che abbiamo ripetuto tante volte durante le nostre trasmissioni: non c'è stato il salto di qualità di tanti calciatori che venivano dalla Serie B, e il salto di qualità auspicato da Massimo Oddo e anche dalla società. Cioè loro credevano che i vari Verre, Zampano, Benalì, Caprari avrebbero potuto disputare un campionato molto più convincente rispetto a quanto hanno fatto. Non c'è stata questa crescita e questi sono i risultati. Stefano, qual è il tuo pensiero a proposito? Io metterei insieme sia la riflessione di Giancarlo sia di quella di Giovanni, nel senso che sono entrambi vere. La squadra si è dimostrata carente nel reparto offensivo, si è dimostrata carente nel reparto difensivo e si è dimostrata carente anche nella linea mediana, perché parliamoci chiaro, i giocatori che hanno deluso maggiormente le aspettative sono stati proprio quei giocatori che avrebbero dovuto far fare il salto di qualità alla squadra, quindi i vari Verre, ma lo stesso Memusciai non è stato particolarmente brillante, non ha inciso particolarmente nel corso di un'intera stagione. Non si è trovato, diciamo, un elemento che in fase di interdizione sulla linea mediana fosse affidabile. Brugman non si è rivelato tale, tant'è che un giocatore come Bruno, che era considerato una seconda linea e che avrebbe dovuto fare il gregario per tutta la stagione, si è ritagliato poi nella seconda parte del campionato un ruolo da protagonista in mezzo al campo. Questo significa che questa squadra è stata costruita oggettivamente male in tutti i reparti. Poi ritengo che sia vero in particolare anche il ragionamento sul reparto offensivo, perché è vero che l'attacco del Pescara per numero di gol segnati non è il peggiore del campionato, però è vero anche che questa è una squadra che con l'idea di gioco di Oddo è stata costruita, aveva un approccio propositivo, era stata costruita quindi per fare calcio con una certa idea di gioco, e non era, diciamo, la squadra da battaglia, per intenderci, catenaccio e ripartenza, un po' modello Crotone, ecco, che invece con i denti, con le armi dell'agonismo e dell'intensità riesce a rosicchiare punti ed è ancora in corsa per una comunque improbabile salvezza da qui alla fine. Pescara aveva quell'idea di gioco basata sul fare un gol in più dell'avversario, e per certi versi anche i numeri lo dicono, cioè se andiamo a vedere le statistiche, il Pescara è 14esimo per numero di tiri nella porta avversaria. Questo significa che è una squadra che è arrivata anche molto spesso a creare situazioni di pericolo nella metà campo avversaria, nell'area avversaria, ma che non ha avuto quel giocatore in grado di fare la differenza, come tra l'altro ha rimarcato secondo me molto giustamente Zeman la settimana scorsa negli spogliatoi, rispondendo a una domanda dei colleghi. Spiegando che lo scorso anno c'era la Padula che finalizzava, diciamo, la mole di gioco creata dalla squadra,
quest'anno Girardino era infortunato, altri elementi in grado, diciamo, di fare la differenza da quel punto di vista non sono stati trovati. Non c'era prima buyback che ha saltato praticamente tutto il giorno d'andata e doveva essere l'erede di La Padula, poi l'altro erede designato Girardino si è fatto male. Certo. No, ma infatti, volevi aggiungere qualcosa? No, un distinguo. Agganciandomi alla considerazione di Stefano sul tipo di gioco, vorrei precisare che secondo me la squadra era carente da un punto di vista offensivo, nel senso che mancavano proprio, mentre non era carente nel reparto difensivo, ma nella fase difensiva, perché se andiamo a vedere i centrali, a parte che c'era anche Gyomber, ma comunque se noi una squadra che ha Stendardo, Bovo, Campagnaro, Coda, sì, in generale, però sono stati sempre quattro centrali. Cinque. Io no, su questo sono d'accordo, sulla carenza. Ricambi sia sugli esterni, sia a destra sia a sinistra, però il problema è che giustamente una squadra che vuole giocare d'attacco poi deve essere pronta a risistemarsi nella transizione difensiva e questo non è stato in grado di farlo. Invece carenza in offensiva è proprio oggettiva. Abbiamo giocato con Manai che in un anno ha fatto due retrocessioni, perché è retrocesso col Pescara e adesso retrocederà col Pisa. Più o meno potrebbe fare la stessa cosa a Pettinari, perché la Ternana sì, sta andando meglio adesso, però è sempre in zona di retrocessione. Sì. Per dire, quindi erano proprio attaccanti, non Girardino. Io ricordo una trasmissione dove ebbi qualche perplessità su Girardino, poi ovviamente sono stato subito scavalcato da voi, ricordo la trasmissione. Scavalcato da noi nel senso che a noi non ci è mai piaciuto? No, nel senso che io ho detto, ma secondo me Girardino è strano che ce l'abbia dato l'Empoli, poi ci stava Daniele Barone, Giovanni, tu, no ma come Girardino? Vabbè, scusate. Ah, noi eravamo favorevoli quindi a Girardino. Favorevoli, giustamente lui ha detto, io ho saltato due allenamenti in sei mesi di Empoli, quindi è chiaro che sembrava che fosse un problema suo nello schema di Martuscello, invece forse il problema fisico c'era e noi non lo sapevamo. Ma ovviamente non è che lo, cioè è arrivato già infortunato secondo te? Io quello non capisco. Secondo me è arrivato già usurato, magari non infortunato. Usurato perché 35 anni. Un giocatore che ha avuto anche qualche infortunio. Capito? Però no, il trauma. Allora, no, il trauma comunque sembrava strano che l'Empoli rinforzasse una diretta concorrente, perché fino a un certo punto del campionato si pensava che il Pescara potesse essere quella più vicina all'ottavo. È anche vero che però l'Empoli alla fine del girone di andata non ha dato solo Girardino a Pescara, ha dato anche Saponara, sì, certo. Si, probabilmente si era sentito già in salvo. Ha fatto un po' lo stesso discorso del Genoa. Quello del Genoa, un po' prematuro. Ha preso quello di Amel Caldure, che poi si è fatto male. Qualcuno ha preso, sì, e ha avuto grossi problemi. Adesso, comunque, già con il rientro di Michelizze. Allora, restiamo per un attimo, facciamo un altro secondo giro molto veloce, perché Stefano aveva accennato. Diciamo, ha spostato un po' l'argomento riportandolo un po' sulla società. Di Oddo abbiamo parlato, sì. Oddo diciamo, è risaputo che ha gestito e comunque ha fatto in accordo con la società, ma avendo voce in capitolo il mercato estivo, ha fatto anche il mercato di gennaio, quindi le responsabilità sul mercato sicuramente sono sue, e questo abbiamo detto tante volte, ci può stare che uno sbagli i calciatori, ovviamente la responsabilità più grave che ha Oddo è che ha portato la squadra a non vincere nemmeno una partita e quindi praticamente a farla retrocedere. Parliamo per un attimo della società. Secondo te quali sono le responsabilità del presidente e complessivamente della secondo società? Secondo me del presidente le responsabilità stanno soprattutto nella tempistica, perché lui fondamentalmente, a parte ieri l'ho sentito pure in un'intervista dove ha detto io non sono un tecnico, cioè i giocatori devono scegliere gli altri, lui ha mantenuto tutti quelli che poteva mantenere. Doveva prendere i sostituti di Torreira, La Padula e Mandragora, e non ci è riuscito, anche perché c'era una certa fiducia da parte dello staff tecnico che potessero andare bene quelli che erano arrivati. Dopodiché il problema è che il presidente, un po' il vizio di andare, di fare il Sebastian contrario, perdonatevi la battuta, ce l'ha, nel senso che lui si stizziva quando magari dopo lo 0-4 con l'Empoli, oppure dopo la sconfitta di Crotone o la sconfitta interna col Bologna, i giornalisti gli chiedevano ma il mister rischia, e lui si arrabbiava. Però poi che succede? Che nel momento in cui confermi l'allenatore,
Allora, Odde è stato esonerato il 13 o 14 febbraio, l'ultima partita è stata il 12 febbraio, quindi praticamente l'ha tenuto per tutto il mese in cui il mercato era aperto, perché se fosse arrivato un altro allenatore prima si poteva intervenire nel mercato di gennaio. Quando ha chiuso il mercato, Oddo è stato sostituito. Quindi il discorso è che nel momento in cui al presidente qualcuno suggerisce di fare qualcosa, qualcuno dall'esterno ovviamente, ma lui ha confessato che probabilmente gli avevano suggerito anche i direttori, però ha detto li avessi ascoltati. Nel momento in cui qualcuno sembra che voglia fare delle ingerenze sul suo operato, lui si chiude un po' in sesso. Si chiude, dice, ma Oddo rischia. Li avessi ascoltati sul mercato, non sulla posizione di Oddo. Quello è da interpretare. Si parlava di mercato. Non lo so, io l'ho interpretato in maniera diversa. Più però che fare l'interpretazione autentica. È chiaro che la tempistica è grave. Nel senso che il presidente deve sapere. Quindi le responsabilità maggiori del presidente sono quelle di aver cambiato tardi l'allenatore. Diciamo così. Sì. Giovanni, tu che pensi? Quali sono le responsabilità? Vabbè, questa sicuramente, perché se un cambio doveva essere fatto, bisognava farlo prima, con la possibilità da dare al nuovo allenatore di poter operare sul mercato. No? Non dico con l'Empoli in casa, perché 4-0 è vero che Pescara venne travolto quel giorno, però costruì almeno 10 palle gol, tornando al discorso che faceva Stefano prima, e prese 4 gol in contropiede. Però magari dopo la sconfitta col Bologna in casa, insomma, si vedeva che lì dopo partita chiusa già nel primo tempo. Quindi le responsabilità, quindi questo della tempistica del presidente, ovviamente, perché se devi cambiare, altre responsabilità, se devi cambiare, devi cambiare il mercato in tempo, altrimenti non ha senso. Credi che abbia anche altre responsabilità? Ma poi, per quanto riguarda il mercato, vabbè, il presidente dice di no, perché gliel'abbiamo tante volte fatta questa domanda, ma è la verità, secondo me è questa: il fatto di aver riscattato Verre ha bloccato il mercato del Pescara. Lui poi è stato abile a rivenderlo alla Sampdoria, prenderà anche gli stessi soldi che ha versato all'Udinese, prenderà una percentuale sulla rivendita futura, cioè se la Sampdoria venderà Verre, quello sì, dal punto di vista contabile, no? Economico, da un punto di vista però tecnico, bene, è stato un punto di vista tecnico, perché l'acquisto di Verre ha impedito al Pescara di investire, di comprare calciatori. Cioè, non dimentichiamoci che il Pescara non è riuscito a prendere Trotta e Falcinelli. È anche vero che Verre è stato uno dei giocatori protagonisti della Serie B, e sì, tutti ci aspettavamo che. Ho capito, però tu non puoi. Punto anche. Sì, però Oscar, va benissimo questo. No, io non sto difendendo, Verre, dico, 4 milioni di euro. Per una società come il Pescara, cioè parliamo dell'acquisto. Ma anche Fiorillo costa 2 milioni di euro, che è un portiere. Con la Juve c'è un altro discorso. 4 milioni di euro per una società come il Pescara sono tantissimi. Sì, è l'acquisto più costoso di tutta la storia del Pescara. Storia. Se quei 4 milioni ti prosciugano le casse, tu non puoi, secondo me, non puoi tirarli fuori, capito? Sì. Lascia perdere il valore del calciatore. Io sono il primo estimatore di Verre, l'ho sempre detto. Secondo me diventerà fortissimo. 94 siamo per. Però poi il Pescara non è riuscito a prendere un attaccante, ha dovuto aspettare il prestito di buyback. Sì, quindi secondo me questa è la seconda responsabilità. Non è che non sono d'accordo, ma c'è un retroscena che Giovanni conosce benissimo, anzi mi sembra strano che non lo dica. L'acquisto di Verre non è un acquisto voluto. Allora, praticamente c'era il mercoledì scadeva il riscatto e il venerdì il contro riscatto. Il riscatto era di 4 milioni fissato, il contro riscatto era simbolico, tra virgolette simbolico, cioè l'Udinese avrebbe dovuto versare 150.000 euro per riprendersi il cartellino di Verre. Ovviamente è stata fatta una valutazione errata, però un giocatore che aveva vinto il campionato di Serie B, che aveva segnato l'unico gol, la stranezza di questa operazione è stato che l'Udinese di punto in bianco ha deciso di non riscattarlo, perché quella è un'operazione che doveva andare così. Non è così. L'Udinese, come ha visto, 4 milioni di euro ha preparato la festa per il fine settimana. È stata una furbata. Il Pescara credeva di venderlo alla Fiorentina. Ma il Pescara quando c'era Pradè, il Pescara è andato via, si è chiusa quella porta. Tant'è che poi la Sampdoria, Pradè che era la Sampdoria, l'ha preso a gennaio, quindi lì c'è stato un po' di... Ma il Pescara l'aveva battezzato fuori a Verre. Il Pescara non doveva esercitare. È stata una leggerezza lì, ma non è che il Pescara voleva Verre
voleva spendere 4 milioni per Verme. Se è come dici tu, è peggio ancora. Se è come dici tu, è peggio ancora. Per prendere 150.000 euro di indennizzo, che era un indennizzo giusto secondo me non è per così. un giocatore, avete una visione diversa, come tu pensavi, ci sono delle questioni oggettive. Giovanni dice che abbiamo fatto insieme il mercato, lo sappiamo benissimo. Era uno dei pochi giocatori secondo me non è così anche perché insomma credo che Bonato con Luca Leone abbia un ottimo rapporto, credo che un accordo sia un altro, se è come dici tu è peggio ancora, l'errore è ancora più grave. Lì si doveva semplicemente aspettare il termine del riscatto, cioè tutte le altre società secondo me avrebbero fatto così. Avrebbero fatto slittare l'acquisto, nel senso il riscatto scade il 21 giugno, io non lo esercito, Verre torna all'Udinese, dopo due settimane io mi presento all'Udinese e dico mi ripresti Verre, e quella è la situazione. Dopodiché probabilmente negli ultimi giorni è stato deciso di esercitarlo per questi 150.000 euro che ballavano, comunque loro l'avevano battezzato fuori. È come il portiere che battezza fuori il pallone e poi si insacca l'incrocio. Perché dovrebbe andare in pubblicità velocemente, scusami. No, io volevo dire che proprio questo aspetto su cui adesso, al di là del merito della diatriba, non è quella la dimostrazione di quanto una singola operazione che va ad incidere e a determinare il futuro del mercato di una società, cioè ci riporta a un discorso che io faccio dall'inizio del... cioè non è possibile affrontare secondo me un discorso sulle responsabilità della società, cioè senza fare un discorso di sistema, cioè voglio dire, nel momento in cui tu c'hai una si sente una crociata contro su questo campionato che è il più brutto della storia della Serie A, 20 squadre, ci se la prende con il Pescara che non è una con società come il Pescara e il Palermo che non si sono dimostrate società all'altezza, però sembra molto la parabola di chi indica di chi guarda il dito che indica la luna, però non guarda la luna, cioè nel senso. Il discorso della redistribuzione dei diritti televisivi, se solo in Italia è 5-1, se in Francia è 3,5-1, se in Inghilterra e in Germania è 2-1 e se quei campionati sono più equilibrati. Perché ci sono più risorse per squadre piccole. Evidentemente c'è un problema, bisognerebbe riflettere anche su questo. Ma poi ci riflette. Poi al netto di questo possiamo ragionare su se si sarebbe potuto fare meglio e sicuramente dal mio punto di vista. Posso fare una sintesi giornalistica, tu dici... La società ha delle responsabilità che però io non mi sento, diciamo, di accusare fino in fondo perché non aveva il denaro sufficiente per affrontare il mercato. Al netto di questo si sarebbe potuto fare meglio. Abbiamo riportato numeri e cifre sulla distribuzione delle risorse. Cioè io temo che fino a che sia questo il meccanismo. Resterà sempre questa differenza. Infatti noi non stiamo discutendo sulla retrocessione in Serie B, perché al 99% il Pescara... No, sarebbe dovuto retrocedere, o sbaglio? Noi stiamo discutendo semplicemente la retrocessione a 5 giornate dalla fine, quando c'è un'altra squadra che ha preso i tuoi stessi soldi, il Crotone, che sta comunque ancora lottando. Quello il Pescara l'avrebbe potuto fare e non io vorrei non diciamo far, resie, cioè, vorrei no, far sommessamente prendermi pubblicità, notare una cosa che ho detto lo scorso anno quando controcorrente tutti dicevano che il fenomeno della Serie B era Massimo Oddo. Io dissi in trasmissione che se Oddo era il fenomeno della Serie B non si capiva che cosa era Juric, che con una squadra potenzialmente inferiore a Pescara aveva dato 10 punti di differenza in campionato. Quei 10 punti ci sono esattamente oggi, quindi sicuramente da un punto di vista tecnico la conduzione tecnica del Pescara lo scorso anno e quest'anno è stata migliore o quella ottenuta dal Crotone, cioè c'era una differenza di base iniziale, avendo valutato noi la differenza. Giancarlo continua a dire che la rosa del Pescara è più forte di quella del Crotone, scusami Giancarlo, quindi vuol dire che le responsabilità dell'allenatore sono ancora maggiori se la squadra è ancora più forte. Che se Oddo avesse avuto, perché il tipo di gioco di Oddo oltre ad essere intrigante poteva anche essere più redditizio, se avesse avuto una punta che la buttava dentro, perché le prime partite, ma non soltanto le prime dieci, stai spostando Pescara sempre giocato meglio, Giancarlo, sto dicendo un'altra cosa, sto dicendo che il Crotone l'anno
scorso che tu avevi la Padula, sì, ti ha dato 10 punti. 10 punti ti ha dato quest'anno. Capi, ma è diverso allenatore quest'anno. Quindi non va, sì, il tuo discorso non regge più perché non c'è mica Juric. La costante però è che stai 10 punti indietro comunque. Ma non c'è Juric al Crotone. Però allora, Gianca, non c'è Juric. Però va, se tu dici, scusami, abbi pazienza però perché è una questione di logica. No. Se tu dici, Giancarlo, se tu dici che la rosa del Pescara è superiore a quella del Crotone, come fa a stare a 10 punti avanti? Allora, la responsabilità dell'allenatore. No, ma è semplicissimo. Guarda, perché sono... Ti ringrazio dell'osservazione perché diversa, non mi dà la possibilità di esprimere. Sì, però allora, un Crotone e Pescara sono rimasti sempre affiancati in classifica. La differenza, lo scatto, il Crotone l'ha fatto nelle ultime partite. E perché l'ha fatto? Perché ha dei giocatori che sono andati in gol in doppia cifra. Quindi la rosa è migliore quella del Crotone. Non è la rosa, non è la rosa, è l'attaccante che il Pescara ha. Ma anche se l'attaccante vuol dire che... Perché il Pescara non ha disponibile Girardino, disponibile. Non è detto che dobbiamo essere sempre d'accordo, però. Alla fine non ce l'hanno già mai giocato. Il Crotone ha 24 punti, il Pescara 14, esattamente gli stessi punti dell'anno scorso. Sì, ma il Pescara non ha gli attaccanti. Ho capito, ma la colpa mica la mia. Chi gioca a calcio? Ma io non lo so, ma mi chiede perché lo chiede a me, devi chiedere all'allenatore. Domani chi gioca? Io perché è infortunato. Girardino si sta allenando. Domani sei di nuovo una squadra che non ha una punta. Allora, non ti voglio togliere la parola. No, andiamo in pubblicità perché dobbiamo recuperare 6 minuti e poi rientriamo e continueremo questa discussione, ovviamente. Allora, nel frattempo è finito anche il primo tempo del primo anticipo di Serie A. Stanno giocando Atalanta e Juventus. L'Atalanta vince 1-0 sulla Juventus, ha segnato l'ex giocatore del Lanciano Conti. E la Juventus gioca oggi perché deve disputare l'andata, credo, della semifinale di Coppa dei Campioni mercoledì contro il Monaco. E Giancarlo, non per archiviare questa discussione che ci porteremo fino alla fine, la porteremo fino alla fine del campionato, però io cambierei pagina perché adesso comincerei, non abbiamo affrontato la questione Pavone-Zeman, ma anche qui avremo tempo, io direi di cominciare, Giovanni, a ragionare, che questo forse può essere più utile per i tifosi del Pescara, avere notizie diciamo di prima mano. Cominciamo a ragionare sulla squadra del Pescara, cioè su chi potrebbe restare e chi potrebbe andare via. Sappiamo che il mercato è ancora lontano, allora io però intanto farei una valutazione qui interna vostra, nostra, su alcuni giocatori. Prendiamone i primi tre, cominciamo dal capitano Memuscia, dalla giovane promessa Koulibaly e da Zampano. Intanto, prima di discutere se secondo voi sono dei giocatori sui quali puntare anche l'anno prossimo, capiamo che tipo di contratto hanno questi giocatori e che tipo di prospettiva hanno da questo punto di vista. Sì, vabbè, Koulibaly lo sappiamo, è un giovane di serie, firmerà, c'è già l'accordo, praticamente un giocatore del Pescara fino al 2020, quindi altri 3 anni di contratto per il 18enne senegalese. Stesso discorso per Zampano e Memuscia. Zampano venne acquistato dal Verona, lo ricorderete, 800.000 euro verso il Pescara al Verona per il cartellino del terzino genovese, che ha un contratto fino al 2020, peraltro ha cambiato agente, anche lui adesso ha Mario Giuffredi, che è lo stesso agente di Ledian Memuscia. Anche il capitano ha un contratto fino al 2020, quindi sono due giocatori, tra virgolette, blindati, no? Che andranno via soltanto se arriverà un'offerta, altisonante, però un'offerta adeguata, congrua, in denaro, sì. Allora, cominciamo il nostro giro. Secondo te, Giancarlo, perché cominciamoci a ragionare, Memuscia, Koulibaly, Zampano, chi ti terresti per il prossimo campionato di Serie B con Zeman in panchina? Allora, io terrei Koulibaly, perché in ogni caso lui sta crescendo, non è ancora pronto per la Serie A, quindi in ogni caso se l'acquistasse qualche altra squadra lo dovrebbe girare in Serie B, e penso che in Serie B meglio che con Zeman, che lo ha creato praticamente, che lo ha fatto esordire in Serie A, non può fare. E poi anche come caratteristiche, che non sono ancora ben distinguibili, diciamo la verità, non abbiamo ancora capito se quale può è un muscolare la come Stefano, oppure se è un cascione, oppure tecnico come Giovanni, che aveva un bel piede, anche se da un po' che non gioca, non si è ancora capito. Probabilmente è uno che è duttile, che ha un po' di tutto, e quindi potrebbe essere uno di quei giocatori universali. Esatto, un universale, non si sa ancora in cosa potrà eccellere. Però secondo me è un giocatore adatto a Zeman.
Zampano sarebbe il terzino ideale, però immagino che Zampano debba andare via un po' perché deve cambiare aria, fa bene a lui, e poi anche perché è uno dei pochi rimasti come uomini mercato, perché noi il Pescara ogni anno ha avuto dei giocatori da piazzare importanti, invece quest'anno non è che ne abbia tantissimi, quindi Zampano secondo a parte me... quelli che ha già venduto come Caprari, no, a parte Caprari e Verri che sono già andati, però ecco, diciamo, tra quelli che possono essere venduti, penso, non so, Biraghi, Zampano, a Brugman, magari tutti insieme non raggiungeranno la cifra di Lapadula, quindi io cioè. Penso che Zampano andrà via, anche perché diciamo, è il terzino ideale per Zeman, però per fortuna i terzini destri che salgono ce ne sono. E Memuscia il capitano? Io sinceramente penso che Memuscia non sia molto adatto al gioco di Zeman. E quindi secondo te potrebbe andare secondo via? Secondo me potrebbe andare a via. A fronte di un'offerta congrua? Congrua o anche non congrua, io non lo vedo tanto come titolare della squadra di Zeman. Stefano? Ma io ritengo che sia Zampano che Memusciai siano due giocatori che in Serie B sono in grado di fare la differenza. È vero anche che Memusciai probabilmente non è uno di quegli elementi ideali per diciamo, la linea mediana di Zeman, che insomma predilige giocatori magari anche un po' più che abbiano un po' più dinamismo diciamo e che abbiano anche magari una qualità propositiva nei piedi in qualche modo superiore. Tuttavia secondo me siamo giunti alla fine di un miniciclo dopo diciamo una retrocessione come questa, ecco, due elementi di questo tipo che sono comunque dei leader della rosa, insomma, che ha disputato gli ultimi due campionati. Ecco, io credo che elementi di questo tipo debbano necessariamente cambiare aria, perché fa male portare, insomma, ripartire portandosi dietro delle scorie che non sono del tutto positive. Bisogna cambiare aria, e da questo punto di vista Koulibaly, che ovviamente non ha lasciato un'impronta in questa stagione, senza caricarlo di troppe responsabilità, perché comunque è un giocatore ancora in costruzione, però ecco, può essere un elemento da tenere e da provare a valorizzare nella prossima. Giovanni, secondo te chi dei tre può restare, o tutti e tre o nessuno di questi tre per il prossimo campionato? Ma per quanto riguarda Zampano, sono d'accordo con Giancarlo, dal punto di vista tecnico, tattico, è un terzino perfetto per Zeman. È chiaro che se dovesse migliorare un po' la fase difensiva, lui sarebbe pronto per una squadra di media classifica, secondo me, di Serie A. Cioè manca quello, purtroppo non è riuscito ancora a fare anche quest'anno tanti gol dalle sue parti. Non ultimo, però non è da poco. Sì, però non... non lo so, io non escludo la sua permanenza, vediamo, dipenderà tutto dalle offerte. Per quanto riguarda Memu, è vero che non ha le caratteristiche del calcio zemaniano, quelle proprie dell'inserimento, eccetera, però Zeman anche a Pescara giocava sempre con una mezzala di inserimento, un'altra un po' più fisica, un po' più bloccata, non so, mi viene in mente Nielsen, lo stesso Cone. E per quanto riguarda Koulibaly, Oscar è ancora troppo presto, lui ha i mezzi per diventare un grande giocatore, però è ancora presto. Sono totalmente d'accordo, anche perché non avrebbe senso nemmeno caricare troppe responsabilità a un ragazzo che ha appena iniziato a giocare e che invece gli potrebbe fare molto bene allenarsi un anno con Zeman, facendo la preparazione fisica, ma soprattutto imparando a giocare in un modo che, a detta di tutti i grandi giocatori che sono stati allenati da Zeman, poi gli è servito per tutta la carriera. Ma poi, come ha detto il suo agente di campo, ha detto l'anno prossimo resterà a Pescara proprio... anche per rispetto per il Pescara che ha saputo aspettarlo. Ecco, diciamo la cosa positiva, ne parlavo con Giancarlo un tempo fa, che comunque in Serie B il Pescara riacquista un po' la sua dimensione, e negli ultimi anni, perché ha fatto sempre bene, cioè bisogna anche dirlo, cioè, noi in Serie A la viviamo un po' come un'esperienza traumatica, ma in Serie B il Pescara è sempre protagonista, cioè, è stato negli ultimi anni sempre protagonista, e ovviamente noi ci auguriamo che l'anno prossimo non è che sia protagonista, cioè, una finale playoff, due promozioni, cioè, insomma sempre anche, anche l'anno, una squadra di primo livello, l'anno di Marino e di Cosmi, cioè la squadra almeno in estate era tra le candidate alla vittoria, poi non tutte le annate per carità riescono, però un bel calcio si riparte con, cioè, con Giancarlo. Ora cambiamo pagina, abbiamo di nuovo, prima di andare in pubblicità e poi di cambiare di nuovo pagina, più o meno 7-8 minuti,
e non rifacciamo quota 40 che ci ha portato male, diciamo, no, la verità, facciamo, forse abbiamo sbagliato a fare quella rubrica, invece era troppo velleitario, però facciamo un punto della situazione che non facciamo da tanto sì, tempo. Io invece al contrario sono contento perché noi abbiamo giustamente soppresso quota 40, però effettivamente, vista la classifica attuale, chi si salverà, perché attenzione, abbiamo sempre specificato questo, le squadre che si salvano intorno ai 40 punti, però la terz'ultima non ci arriva in basso. Chi si salverà quest'anno tra Genoa e Empoli? Non dico che arriverà a 40 punti, però si avvicinerà di molto rispetto alle nostre previsioni. A un certo punto si pensava che, ricordate, a un certo punto ha detto con questo trend a 22-23 punti le squadre sono salve. Invece vero, assolutamente no. Ce n'ha 29. L'Empoli ha 29. Sono stati anche risultati clamorosi. Sì, cioè, sì, L'Empoli ha vinto a Firenze e a Milano. Certo, sono stati risultati clamorosi perché in genere le ultime della classe nella parte finale del campionato accelerano sempre. Il Crotone ha vinto con l'Inter a Genoa. Esatto, e quindi in ogni caso io che devo dire? Penso che la squadra che si salverà arriverà almeno a 35 punti, quindi è ovvio che è più semplice che si salvi l'Empoli. Abbiamo fatto anche con Dino una griglia dei calendari di queste squadre. Eccola qua. Che lasciamo in sovraimpressione in maniera tale che si possa guardare con attenzione, perché poi quando sfumano immediatamente uno non fa quindi in tempo Dino, neanche a leggere la caratteristica di questa. Allora, abbiamo escluso il Pescara ovviamente e abbiamo escluso anche il Palermo, che non è ancora matematicamente retrocesso, ma potrebbe esserlo la prossima settimana. In questa settimana praticamente dovrebbe ospiterà la Fiorentina e quindi potrebbe diciamo essere retrocessa. Io ho notato che tutte e tre le pericolanti, le sfidanti diciamo, hanno la caratteristica di giocare sulle ultime cinque partite rimaste la maggior parte in casa, tutte hanno tre partite in casa e due fuori. Poi così possiamo scorrere velocemente il calendario di ognuna per capire, ecco, il Genoa ospiterà il Verona, il Chievo che solitamente non è questo periodo non è tanto cuor di leone storicamente, da sempre quando ottiene il suo obiettivo in genere tira un po' i remi in barca. Dopo però ha delle partite non semplicissime, c'è quella con l'Inter che ovviamente è ancora in lotta per l'Europa e quindi sarà una partita difficile, poi va a Palermo che il Palermo sarà già retrocesso, però è anche vero che non è detto che voglia regalare la partita, cioè non sarà una passeggiata lì, magari anche per la frustrazione di quella piazza. Poi riceve il Torino con Mihajlovic, che non è tipo da fare troppe concessioni, essendo anche un ex sampdoriano. E poi c'è l'ultima in casa della Roma, che mi sembra abbastanza proibitiva se la Roma avrà bisogno di punti, come presumo. Il calendario dell'Empoli prevede queste due partite in casa contro le Emiliane, prima il Sassuolo e poi il Bologna, che sono squadre che non regalano niente, diciamo la verità, perché l'abbiamo visto, vabbè, il Sassuolo con Di Francesco non ha proprio questa filosofia del regalo, il Bologna altrettanto con Donadoni, abbiamo visto l'ultima partita Atalanta-Bologna che come ha reso difficile la vita all'Atalanta. Poi c'è la trasferta di Cagliari, che è sempre una trasferta insidiosa perché lì insomma c'è un certo senso di appartenenza degli isolani e non è una passeggiata neanche quella. Poi riceve l'Atalanta, che presumibilmente proprio in quelle giornate saprà il suo destino, cioè se andrà in Europa o no, quindi sarà una partita difficile. Poi l'ultima a Palermo, dove potrebbe essere sicuramente più facile di quella che troverà il Genoa, perché è proprio l'ultima giornata di campionato, quindi potrebbero essere punti semplici. Il calendario del Crotone, diciamo, teoricamente è proibitivo. Allora, il Crotone nelle ultime 10 partite ha fatto 10 punti, ma soprattutto nelle ultime 3 ha dato questa accelerazione violenta. La caratteristica di questo Crotone è che non ha cambiato allenatore. Il Crotone è stato spesso affiancato a noi al Pescara in classifica, eppure ha mantenuto l'allenatore. Adesso ha fatto un paio di exploit e quindi
diciamo, è tornata la speranza. Il calendario, a dire la verità, non è che gli dia tantissime chance, perché Crotone-Milan è una partita difficile, lo sappiamo. Pescara-Crotone, secondo me, sarà ancora più molto più difficile del previsto, perché il Pescara di Zeman mi sembra di aver capito che non ha intenzione di regalare nulla a nessuno, compatibilmente poi con le forze in campo. Poi c'è l'Udinese che va a Crotone, che non avrà più obiettivi, però è una squadra abbastanza muscolare che può metterla in difficoltà. Si va a Juventus Stadium, sì, la Juventus probabilmente a quel punto avrà già la testa magari alla Champions, avrà già abbondantemente, no, avrà, sì, sicuramente avrà già abbondantemente vinto il campionato, però quello è uno stadio dove ci sono prenotazioni per i biglietti dall'inizio dell'anno per tutte le parti, quindi quando c'hai 40.000 tifosi non è che sono contenti vedendoti perdere col Crotone, quindi non è che sarà una partita facile. L'ultima, però l'ultima, la Lazio magari potrebbe essere già qualificata. Io non lo so se la Lazio sarà già qualificata all'ultima, sinceramente, quindi io lo vedo abbastanza male, a parte questo, diciamo, questo salto che ha fatto, che comunque merita tutti i complimenti del caso, anche se ha sempre un distacco importante di punti da recuperare, è un calendario che mi sembra oggettivamente il più impegnativo, quindi secondo me tendenzialmente il Crotone ha meno chance delle altre due. Giovanni, provando a fare un giochetto, per il Pescara l'anno prossimo in Serie B sarebbe meglio avere come avversario il Crotone o l'Empoli? Forse meglio il Crotone, che l'Empoli comunque è più abituata ormai da tanti anni tra Serie A e Serie B. Insomma, Crotone si è affacciato per la prima volta nella sua storia in Serie A, poi ha molti giocatori in prestito. Meglio avere il Crotone. L'Empoli ha uno dei settori giovanili migliori d'Italia, no, secondo me è un avversario. Quindi pur essendo imparziale, diciamo, se proprio dobbiamo tenere per qualcuno, ci conviene tifare per l'Empoli in questa finale di campionato. Ma credo anche per una questione proprio finanziaria, perché comunque l'Empoli ha più anni in Serie A, quindi c'è un paracadute più pesante, avrà potenzialità economiche maggiori sul mercato. Quindi invece retrocedendo il Crotone dovrebbe avere le stesse possibilità economiche del Pescara, e quindi alla fine partirebbe più o meno allineato. Ecco, grazie Giancarlo, ci ha fatto un quadro esauriente. Purtroppo, diciamo, non interessava direttamente il Pescara, perché come abbiamo detto e ricordiamo è retrocesso matematicamente dopo la sconfitta contro la Roma, però abbiamo, diciamo, fatto un quadro esauriente di una parte della classifica che avevamo abbandonato avevamo sorpreso perché, diciamo, non c'erano più queste condizioni. Nel frattempo è ricominciata la partita Atalanta-Juventus, ci troviamo al secondo minuto del secondo tempo, il risultato è sempre sull'1-0, il gol, come vi avevo già detto in finale del primo tempo, è stato dell'ex giocatore della Virtus Lanciano, Conti. Direi a questo punto, caro Dino, di andare in pubblicità e poi rientreremo con la rubrica Pagina 3. Mentre rientriamo in studio, la Juventus con Bonucci ha pareggiato, quindi Atalanta 1, Juventus 1, è stato autorete o gol di Chiellini, non si capisce bene? No, no, è autorete, autorete. Un'autorete e del gol se ne è appropriato Bonucci, almeno così sembrava, era un'esultanza come se avesse segnato Bonucci, mentre non ha segnato Bonucci. Questa settimana ritorniamo con la rubrica Pagina 3, sono molto contento di presentarvi due libri questa settimana, non uno, sono due guide, è un progetto molto intelligente, l'editore è Edizioni in Contropiede, e sono due libri, una nuova collana. Una si intitola Lisbona e l'altra Zagabria, Football Guide, cioè sono due guide a due città importanti europee, e sono due guide, anzi ce lo facciamo dire direttamente da un autore di tutti e due i libri, non so se l'abbiamo già in linea, che è Alberto Facchinetti. È caduta la linea, vi stavo dicendo allora che le guide sono, appunto, questa è una collana che si intitola Football City Guides,
E sono i primi due volumi di questa collana riguardano la città di Lisbona e la città di Zagabria. È un progetto molto interessante perché affronta, nella prefazione c'è scritto, è una seconda guida a questa città, sono tutte capitali europee, e che affianca quella che è la guida normale. E, Dino, abbiamo in linea Alberto, perché io vedo un messaggio che mi dice attendo che mi richiamate, probabilmente è caduta la linea. Aspetto. Sì. Eccomi qua, ciao Alberto. Ciao Oscar. Ciao, intanto bene, stai bene intanto? Tutto bene, grazie. E voi? Noi stiamo bene qui, anzi uno degli ospiti voleva già in omaggio la guida su Lisbona. No? Perché vado stessato, già avrò dato. E allora Alberto, gli posso fare omaggio di questa guida? Sicuramente, certo. Ti avevo presentato. Piacere. Alberto è uno scrittore, è autore di tutte e due le guide, questa su Lisbona e questa su Zagabria, scritta una con Ivan Sica e l'altra anche con Enzo Palladini. Io ho detto poche cose, puoi dirci tu, intanto cominciamo a dire che cos'è questa nuova collana e perché avete scelto di iniziare con Lisbona e Zagabria. Sì, allora, Football City Guides è una nuova collana di edizioni in contropiede con la quale noi vogliamo raccontare le città attraverso il calcio. Cercando di fare una cosa che prima non è stata fatta da nessuno, cioè un'intera collana dedicata alle città al momento europee, e abbiamo scelto di iniziare con Zagabria e Lisbona senza un vero perché, nel senso che l'idea è quella davvero di farle tutte. Abbiamo programmato con Ivan Sica, che è autore teatrale e sceneggiatore, e con Enzo Palladini, che ha collaborato invece soltanto per quella di Lisbona, che è giornalista di Premium Sport, e abbiamo programmato questi due viaggi, uno a Zagabria, uno a Lisbona. Abbiamo raccolto più informazioni possibili sul calcio in città, sulle squadre presenti nella città, sui tifosi, e abbiamo studiato, pensato, scoperto degli itinerari calcistici che affiancheranno il lettore che legge la guida, quelli canonici che voi però potete trovare in una guida tradizionale, classica. Ma infatti dicevo che questa, così come è scritto proprio nella presentazione delle guide, si configura come una seconda guida, cioè uno va a visitare la città di Lisbona, si compra la guida o le guide che ritiene più opportuno. Esatto. E questa è una guida che accompagna. Ci sono tantissime curiosità dentro. Partiamo da quella di Lisbona e poi invece possiamo allargare il ragionamento in generale. Intanto, a Lisbona una delle riflessioni che voi fate, io non ci avevo fatto caso, mi ci avete fatto tornare alla mente voi, che Lisbona è la città dove ha giocato la sua ultima partita il Grande Torino. Esatto, sì. E siamo anche tra l'altro vicini, perché il 4 maggio è l'anniversario della tragedia di Superga. Della tragedia di Superga. Quindi questi erano i giorni in cui il Torino andava a Lisbona per omaggiare il capitano del Benfica. Avevano il capitano del Benfica aveva organizzato una partita, non era la sua partita d'addio come spesso si dice, ma comunque lui era già in età avanzata e era già prossimo alla chiusura, ma avrebbe giocato ancora. Però era una specie di partita che serviva, era una specie di vitalizio per il giocatore, per il capitano del Benfica, che era anche che era amico di Valentino Mazzola. A ritorno, come sappiamo, c'è stata questa tragedia in cui è morta tutta la squadra, è morto i dirigenti, i giornalisti che erano sull'aereo, ed è un po' come abbiamo scritto
sulla guida è morto il calcio, perché quel Torino sappiamo cosa rappresentava per il paese e per gli italiani che erano appena usciti dalla guerra, eccetera. Certo, eccetera. Voi utilizzate, scusami, prego. Sì, e noi quindi abbiamo raccontato non solo i tre stadi, quelli diciamo delle tre squadre più importanti di Lisbona, cioè il Dalus dove gioca il Benfica, uno stadio bellissimo, moderno, l'Albalade dove gioca lo Sporting Lisbona e il Belenense, e lo stadio del Belenense, lo stadio d'Orestello, che è lo stadio appunto della squadra, come dire, meno fortunata delle tre, che però, per fare un esempio di quello che è la guida, è uno stadio strepitoso perché è nel quartiere Belém, dove c'è appunto la torre di Belém, il simbolo della città. Della città. Ed è lo stadio è in collina, leggermente in collina, per cui tu da una parte dello stadio, mentre vedi la partita, se ti giri vedi un panorama mozzafiato che guarda il fiume Tago. Quindi, come dire, questo è un esempio, degli itinerari che noi proponiamo, in cui guardare la città anche da un altro punto di vista, esatto, per esempio in questo caso guardare un panorama, tra l'altro Lisbona, devo dire, da qualunque punto la si possa osservare, è una città strepitosa, è una delle mie città preferite, certo ha una bellezza nella sua decadenza, ma rimane una città strepitosa, non fosse altro perché sedendoti sulle rive dell'oceano guardi il mondo che sta dall'altra parte, insomma ci sono tantissime cose, da un posto poco lontano partirono le caravelle di Cristoforo Colombo per andare, come sappiamo, a scoprire le Americhe. Voi ragionate, giocate sul numero 11. Dimmi. E il quarto stadio che raccontiamo è lo stadio, appunto, che è lo stadio della Federazione Portoghese, che è un po' fuori dalla città e che è dove appunto il grande Torino giocò l'ultima partita. Andiamo poi a prendere il caffè sul bar nei pressi invece dello stadio Albalade, dove al tempo il grande Torino con il grande Benfica, possiamo dire, cenarono per quella che è stata l'ultima cena del grande Torino. Quindi sono questi i collegamenti che ci piace fare, dare dei consigli con gli occhi dell'appassionato di pallone. Certo, voi giocate, dicevo, sul numero 11, che poi è il numero dei calciatori ovviamente che una squadra può schierare, e su questo numero 11 ci costruite una serie di cose, per esempio le 11 partite più importanti, le 11 strade intitolate ai personaggi del calcio, gli 11 indirizzi dove andare a fare shopping, le 11 cose sulla città, 11 cose che hanno fatto la storia, 11 cose sul calcio in TV e radio, ovviamente 11 parole di dizionario calcistico, e poi la top 11, cioè la squadra delle squadre. Esatto, abbiamo giocato sul numero 11 per costruire una serie di liste per raccontare la città anche, come dire, in maniera veloce, snella e divertente, speriamo. Una di queste liste, cioè quella che è stata più divertente realizzare, è stata quella delle strade intitolate, diciamo, a calciatori o a personaggi che hanno a che fare con il calcio a Lisbona, perché abbiamo trovato davvero una serie infinita di strade intitolate agli sportivi, cosa che in Italia per esempio capita molto di rado, e invece lì a Lisbona c'è una toponomastica che è, come dire, molto molto calcistica. Abbiamo quindi scoperto che intorno allo stadio Albalade c'è una serie di vie intitolate ai miti dello sport in Lisbona, che è l'unica strada principale, mentre tutte le altre sono rua, ossia strada, è quella dedicata a Eusebio, che è appunto questa grande stradone che porta al Dalus, e Eusebio ha anche gloria appunto del Benfica e del calcio europeo mondiale degli anni 60, ha anche l'onore, l'unico sportivo, di essere seppellito al Pantheon
di Lisbona, assieme ai grandi figli della città, unico però sportivo calciatore, tra questi, e molto probabilmente resterà l'unico per parecchio tempo, insomma. E tu, ovviamente, nella top 11 del Lisbona c'è Cristiano Ronaldo, che però è una delle poche persone viventi a cui è stato già dedicato un aeroporto. Esatto, e già questo dimostra come in Portogallo, per esempio, è più facile intitolare uno stadio, una via, e anche un aeroporto, addirittura in questo caso ad un giocatore che è ancora per fortuna vivo. E gli abbiamo messo addosso la maglia numero 9 perché comunque Cristiano Ronaldo non è di Lisbona, però ha giocato da giovanissimo, ha giocato con lo Sporting, quindi ci sembrava corretto inserirlo tra Pepe Soares, che è una gloria, mito dell'Enense, morto sembra avvelenato, quindi in situazione abbastanza particolare, quindi con una sua vita un po' così al limite che noi abbiamo raccontato, Eusebio e Matateu, che è stato il centravanti anche lui del Belenense, che è stato un po' l'Eusebio prima che esplodesse appunto il giocatore del Mozambico. Per quanto riguarda invece l'altra guida, quella dello Zagabria, nella top 11 troviamo due conoscenze del calcio italiano: Prosineschi con il numero 6 e Boban con il numero 7. Sì, sono due giocatori che, come dire, che hanno fatto la storia del calcio zagabrese, soprattutto perché erano entrambi diciamo titolari in quella splendida Croazia che nel 98 è arrivata terza, ed è quella Croazia, se tu vai a Zagabria e parli come abbiamo fatto noi con i tassisti, con i baristi, con i camerieri dei ristoranti, quella Croazia ovviamente viene spesso citata, la squadra, così come l'allenatore. Un po' come l'Italia che ha vinto il mondiale nell'82 per noi. Esattamente, il paragone è azzeccato. Con Boba poi c'è anche, entra di diritto nella guida. Intanto siamo andati, Boba ha un ristorante in città, così come il fratello, che noi ovviamente siamo andati in entrambi i ristoranti per dovere, diciamo, di cronaca. E poi Boba è noto anche per quel calcio volante dato al poliziotto, che lui pensava fosse serbio, in realtà era bosniaco, prima della partita mai giocata Stella Rossa di Belgrado Dinamo Zagabria, giocata al Maracanã, che per molti storici è stata, come dire, l'inizio della guerra in Jugoslavia, certo. Che ha coinvolto tutto l'est sostanzialmente. Esatto, e se non è stata proprio quella il fattore scatenante, comunque è stata, rispecchiava, dire, il clima sicuramente. Esatto, è stata una domenica che ha come dire, è stato propellente alla guerra, ecco, possiamo certo. dire così. Allora, io direi che abbiamo detto abbastanza per scatenare un po', diciamo, la fantasia di chi ci sta ascoltando. Vi ricordo le due guide di questa nuova collana, Lisbona e Zagabria, costano 12,50 €. L'editore è in contropiede. Abbiamo avuto con noi Alberto Facchinetti, che è l'autore di tutte e due le guide. Alberto, io ti ringrazio, ti faccio un in bocca al lupo, ovviamente, per le due guide, e mi propongo, come diciamo, veniamo ad assaggiare qualche ristorante per le prossime guide. Bravissimo, allora la prossima la faremo insieme, Oscar. Grazie, in bocca al lupo, e grazie di aver partecipato, Alberto. Buona serata a tutti. Buona sera. Beh, direi che Stefano, ti sei proposto per la guida di Lisbona, te ne farò omaggio, anzi te la regalo in diretta la guida di perfetto, Lisbona. Dopo se la fa restituire. No, non me la faccio restituire. Mi pare una bella idea, un'idea intelligente, forse un prodotto che mancava. Un bel progetto, anche perché
io ecco, da appassionato di calcio e da viaggiatore impenitente, ho spesso insomma anche constatato come poi in molti paesi insomma, ci sia anche una valorizzazione, no, del fenomeno calcio dal punto di vista sociale, culturale, e che diventa in qualche modo anche un veicolo di attrazione città, turistica, certo, di comunicazione della città. E quindi ecco, secondo me è sicuramente un progetto interessante. Perfetto. Allora, ti ho regalato, sì, questa guida con l'impegno che all'inizio del prossimo campionato, quando verrai in studio, ci farai un piccolo resoconto di questo viaggio. Volentieri, faremo un reportage direttamente utile quest'estate. Perfetto. Direttamente su Io nel frattempo ti volevo ringraziare, sì, di questo spazio di riposo, sì, io ovviamente, che ho potuto leggere internet, una notizia interessantissima, sì, hanno inventato una pellicola per i graffi delle macchine che, sì, si autoripara, uretano termoplastico, praticamente, perché la diceva giustamente, se siete dei tipi per cui ogni graffio è una pugnalata al cuore, tipo me, io sono quel tipo, non solo i graffi esterni, sappiamo anche internamente, sulla macchina, ecco, sei particolarmente attento, quindi, seguito molto, quindi è stato bello. Non ti interessavano le guide, ma infatti la guida l'ho regalata a Stefano, non regolarmente. Allora, andiamo per l'ultima volta in pubblicità, poi torniamo e ci avviciniamo invece alla partita con il Cagliari, vedendo le probabili formazioni e soprattutto continuando a discutere su quale formazione potrebbe schierare il Pescara e se è il caso che a questo punto del campionato, nelle ultime tre partite in campo, scendano anche dei ragazzi molto giovani della primavera. Eccoci rientrati in studio, stavamo parlando un po' di viaggi e di guide e non vi riferisco a quello che ha detto Giancarlo, però no, era diciamo un messaggio di amore nei miei confronti. No, esatto. Allora, no, ma lo puoi dire perché secondo me è simpatico. No. Mi sembra di capire che preferisci non dire. No, preferisco forse non dire. Forse avrai i tuoi buonati. Allora, Giovanni, liquidiamo subito, perché abbiamo 9 minuti, liquidiamo subito la Juventus è sempre 1-1, no? Giusto? Sì, però, rigore clamoroso negato alla Juventus. Rigore clamoroso negato alla Juventus? Questa è una notizia. rigore negato alla Juventus? Perché non serve rosso, più. Perché ormai. Rosso da sinistra, un fallo di mano di Tolò, netto. Una schiacciata del difensore dell'Atalanta. Direi che mi pare sia l'arbitro una notizia. L'arbitro ha fischiato fuori gioco inesistente. Mi pare una notizia del decennio questo, un rigore non dato alla Juve, credo che sia forse la prima volta in assoluto che si verifica. No, esageriamo. Sto scherzando. Allora Giovanni, dici come potrebbe giocare il Cagliari, liquidiamo subito la faccenda Rastelli e poi andiamo su Pescara. Sì, Cagliari che ha ormai raggiunto la salvezza, 38 punti in classifica, 11 vittorie, 5 pareggi e 17 sconfitte, ma soprattutto in casa, un ruolino importante quello della squadra di Rastelli, 8 vittorie, 3 pareggi e solo 5 stop in casa. No, ho sbagliato, 11 vittorie, 5 pareggi e 17 sconfitte totali. Questa è la probabile formazione, quella che ci dicono da Cagliari. Rafael in porta, poi difesa con Isla, Pisacane o Salamon, potrebbe giocare anche l'ex biancazzurro, poi Bruno Alves e Murro a completare la difesa, centrocampo con Barella, Taxidis, il pupillo di Zdenek Zeman. L'altra mezzala è il moldavo Ionita, che è stato fermo per parecchio tempo, quest'anno si era fratturato il perone, ora è rientrato, ex Verona, un giocatore molto interessante, come lo è anche Barella, che è un giovanissimo. E poi João Pedro alle spalle di Sau e Borriello, 16 gol per Sau, altro giocatore, sì, caro, altro giocatore a Zeman. Caro a Zeman, 5 invece i gol di Sau quest'anno, 16 di Borriello, insomma, cioè, ce l'aspettavamo. 10-12 gol, ma ecco già a quota 16, quindi ecco. Perfetto. Che cosa potrebbe significa avere un bomber. Un, no? Bomber, certo. Come potrebbe giocare così il Cagliari, Giovanni già sottolineato, Aksidis, giocatore lanciato da Zeman con la Roma, a scapito di Daniele De Rossi, anzi in molti sostengono che aver preferito Taxidis a De Rossi sia stata la condanna per Zeman sulla panchina dei giallorossi. Di Taxidis si vocifera, si parla di un possibile arriva al Pescara, però in questo ovviamente caso ovviamente noi speriamo di no. Taxidis è un giocatore che già ha giocato in Serie A, è proprietà del Torino, è un po' complicato forse rivederlo in Serie B, comunque staremo a vedere. Andiamo a vedere come potrebbe giocare il Pescara e poi la commentiamo, perché secondo me c'è molto da commentare su questa formazione che Giovanni ci indica per la partita contro il Cagliari. Ovviamente dovremo capire se Zeman ridarà una chance a Cerri, che era stato lanciato proprio dal tecnico Boemo, poi però è stato messo un po' nel dimenticatoio, oppure riproporrà Brugman, come è successo
nella trasferta di Empoli. Questa è la probabile formazione: Fiorillo in porta, Zampano, Bovo, Coda e Crescenzi. Quest'ultimo sostituisce Biraghi, che è squalificato. Centrocampo con Koulibaly, solito ballottaggio tra Muntari e Bruno, e poi Mouchey. E davanti Benali, Cerri, Caprari. Non abbiamo messo, vedremo domattina Giancarlo cosa svelerà il buon. Sappiamo che domani mattina, sì, alla rifinitura la squadra si capirà. No. Temo che non andremo alla rifinitura. Perché? Perché c'è una conferenza al porto turistico del presidente e poi il mister va al porto turistico. Quindi può darsi che non lo sì, sappiamo. Sì, alle 10 e un quarto c'è la conferenza del presidente Sebastiani con il presidente della Camera di Commercio Becci e con la D della Proger S.P.A. E riferiranno di questo viaggio in Cina. Reso conto del viaggio in Cina, quindi... Quindi può darsi che non lo allora, però al netto diciamo della sgambatura di domani mattina, guardando la probabile formazione, credo di aver letto proprio sul centro, credo questa mattina o ieri, in cui avete scritto, insomma, potrebbe essere il momento a questo punto per Zema di lanciare alcuni giovani della primavera, in particolare due... Non da questa partita, non da questa oggi partita. La primavera ha perso 5-1 con la Juventus, con la Juventus di Fabio Grosso. Però finale, diciamo, qualcuno potrebbe essere arrivato il momento, certo, di alcuni calciatori che sono stati già convocati in prima squadra, sì, penso sì, per esempio a Del Sole oppure a Dell'Icarri. Tu che pensi, Giancarlo? Zeman darà questa possibilità di esordire? Tra l'altro ricordiamo Dell'Icarri 1999, Del Sole 1999 pure, Giovanni? Sì. Sì, ma esordire a che livello? 98. Nel senso, 98. Nel senso che per l'esperienza che abbiamo avuto 5 anni fa, dove quell'anno esordirono tanti ragazzi, però io sinceramente Federico Di Francesco, chi merita? Punto. Poi io non ricordo i nomi degli altri, perché esordire in Serie A per dire ha esordito in Serie A, no, ma chi merita? Io non penso che sia, tra altre cose, considerato che questi ragazzi saranno presi in considerazione per l'anno prossimo in Serie B, dovranno avere a mente che esordire in Serie B sarà una cosa importante. Il fatto di aver già esordito in Serie A, secondo me, non aggiunge niente, anzi, forse paradossalmente può togliere. No, io sono, sì, sono contrario. Sei contrario. Tu anche perché l'esperienza ha insegnato 5 anni fa che abbiamo fatto esordire, diciamo, tutti, ma nessuno si ricorda i nomi di chi ha esordito, tranne Di Francesco, Federico, che poi alla Francesco fine chi ha sostanza ha fatto una carriera. Io a parte sono d'accordo con Giancarlo, perché secondo me non basta essere giovani per essere bravi, cioè, così come non basta essere giovani per essere bravi e pronti ad un esordio nel campionato della massima serie. Mi fido delle valutazioni di un allenatore come Zeman, che comunque non è un allenatore che ha dimostrato in carriera di essere un allenatore che non ha paura di lanciare giovani di qualità, ovviamente. Senza regalare nulla. Cioè, senza regalare nulla. Sappiamo qual è l'etica di questo allenatore, sappiamo che onorerà fino all'ultimo minuto dell'ultima giornata questo campionato. Si è dato come nuovo obiettivo quello di non arrivare ultimi, insomma, di salvare un po' la dignità di questo campionato, e io credo che spetti all'allenatore poi decidere qual è il modo migliore per provare a farlo. Tu che cosa pensi, Giovanni? Sei d'accordo con Stefano? Sì, sicuramente non regalerà nulla a Zeman, però tra quelli che potrebbero essere convocati noi abbiamo soltanto riportato, insomma, l'elenco di quelli dei papabili, no? Poi giocare dall'inizio non credo, però qualche scampolo, secondo me non c'è nulla di male, perché ci sono tanti calciatori che continuano a giocare, a trovare spazio, che andranno via, che non sono di proprietà del Pescara, quindi mi chiedo anche il motivo per il quale bisogna intervenire anche una valutazione di carattere aziendale. Certo, però sai che cos'è? Che secondo me farli affacciare in un 20 minuti con i grandi, prendere confidenza con un campionato diverso da quello della primavera, potrebbe essere utile. 20 minuti non costano nulla. Ma non lo so, io ho sentito anche dei giocatori, ex giocatori, che dicono che in questi casi anche può essere controproducente, perché il giovane avverte più del veterano, diciamo, la situazione positiva o negativa. Questa è una situazione negativa. Ora, noi perché ci siamo rassegnati in anticipo, stiamo parlando di una squadra retrocessa, quindi sicuramente sì, però non è che i 20 minuti concessi a un ragazzo di 17 anni li precludono, compromettono, sì, ovviamente sì, però se un ragazzo ha la testa per diventare come ce l'ha Federico Di Francesco. Mentre mi pareva più interessante il ragionamento che stava facendo prima Giancarlo, quando diceva fare esordire un ragazzo giovane in Serie A, poi magari l'anno prossimo in Serie B, diciamo, potrebbe prendere la testa.
se uno ha la testa per diventare un calciatore, secondo me. Quindi per voi questo non rappresenta un problema? No, per lui non rappresenta, per me è inutile, è superfluo. Tra le altre cose, Koulibaly, che voi avete visto, diciamo, da vicino, da un punto di vista della struttura fisica, beh, è molto, molto messo molto meglio di tutti gli altri giovani della primavera. Cioè, no, infatti Koulibaly ha esordito quando il Pescara era ancora in corsa per, capito? Quindi Koulibaly è una storia, poi gli altri se non li ha valutati, tanto voglio dire, non è che ce ne sono tanti altri. Parliamo, stiamo parlando di tre giocatori, che sono Maloku, Del Sole e dell'Icardi, certo, che sono quelli che hanno gravitato dopodiché alle convocazioni. Ci sono fatto altri, anche Maloku e Del Sole hanno fatto il ritiro col Pescara, e a questi si è aggiunto durante il campionato dell'Icardi, che è stato convocato più di una volta, però anche in relazione alla carenza di difensori centrali che sono tutti infortunati. Diciamo che siccome Zeman ha già detto che perlomeno Del Sole e dell'Icardi li terrà in considerazione per l'anno per prossimo, magari se non lo vendono, ha detto Del Sole, se non lo danno alla Juve lo porterò. Quindi questa attesa magari al ragazzo potrà fare essere bene, può uno essere stimolo, positiva. Sì, secondo me sì. Va bene, allora pronostici non ne facciamo più. Prego. Diciamo anche che Gilardino potrebbe essere aggregato alla forse, squadra o la prossima settimana. Vabbè, no, comunque, Gilardino si è allenato col gruppo tutta la settimana e Buyback si è fermato. Allora siamo arrivati anche questa settimana alla fine. Volevo stuzzicare un po' Giancarlo, vabbè, ma siamo in così. La prossima settimana. Io penso, l'ho detto, lo ripeto, mi dispiace per il ragazzo perché io ovviamente guardo tutti quelli che potrebbero essere i miei figli con grande affetto, però io penso che Buyback debba cercarsi a breve un'altra professione, perché se non ha la struttura per fare il calciatore trova un altro lavoro, la potenzialità, cioè, dovrà fare qualche altra cosa, è il mio pensiero. Allora, con questo augurio di Giancarlo a Buyback noi vi salutiamo. Ciao Giovanni, grazie, ci vediamo venerdì prossimo. Ciao Oscar, grazie anche a Stefano. Grazie a te, buonasera. Sì. Stasera ti è andata pure bene, ho avuto pure in omaggio un libro, quindi diciamo torni a casa, porti a casa qualcosa. Grazie. Non era un augurio al ragazzo, ci mancherebbe. Era una battuta. Sì, vabbè, però magari può essere malintesa. È una riflessione amara che facciamo, certo, perché quest'anno è andata così, l'anno scorso pure è andata così. Perché pure lui, vabbè, chi vivrà vedrà. Mi pare che diciamo Buyback sicuramente è molto difficile che l'anno prossimo potremo rivederlo con la maglia del Pescara, stante alle prestazioni di quest'anno. Anche a me non resta altro che salutarvi e augurarvi come sempre buona settimana e buon calcio a tutti.